Oggi zona attiva è nella campagna di Grosseto, a pochi chilometri di distanza dal mare. Qui al Pingrosso ha sede una fra le aziende più importanti della Maremma, è la Toc Farm. Filippo Tocchi è stato tra i soci fondatori dell'Associazione Provinciale Allevatori di Grosseto nel 1960 e grazie a lui l'allevamento di frisone è sempre stato improntato al miglioramento genetico. La famiglia Tocchi, di origine marchigiana, è arrivata in Maremma nel 1949, ai tempi della bonifica, quando il padre di Filippo, Attilio, decise di prendere una tenuta in località Pingrosso, a Marina di Grosseto. I Tocchi, prima di arrivare nel Grossetano, conducevano un grosso allevamento di vacche e pecore nell'agro romano. Da ben 20 anni Filippo è stato affiancato dal figlio Attilio nella conduzione di un'azienda che conta un totale di 130 capi di frisone e si estende su una superficie di 160 ettari. Attilio Tocchi oggi riveste un ruolo importante nella Confagricoltura provinciale, oltre ad esserne vicepresidente è presidente della sezione zootecnica dell'associazione, oltre a ricoprire una serie di altri numerosi incarichi, fra cui quello di vicepresidente del Latte Maremma e giudice dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisone Italiana. Oggi nella sua azienda si fa selezione genetica e noi andremo a conoscerlo tra poco. Siamo insieme ad Attilio Tocchi all'interno di una delle tre stalle che compongono la sua azienda, che conta 130 capi. Attilio, la vostra attività di allevamento si basa principalmente sulla selezione genetica e sulla produzione di latte di alta qualità. Sì, noi è ormai da più di 20 anni che produciamo latte di alta qualità ininterrottamente. E diciamo che il latte è la parte fondamentale dell'azienda, la produzione del latte anche economicamente è comunque la parte che ci dà una stabilità tutto l'anno, anche se attraversiamo ormai da tempo un periodo non così semplice. Il prezzo del latte dovrebbe essere molto più remunerativo, visti anche i costi di produzione che abbiamo noi e poi anche i problemi ci sono stati atmosferici negli ultimi anni, che in un modo o in un altro hanno sempre condizionato le produzioni vegetali che noi poi usiamo nell'azienda per l'alimentazione delle vacche. Un'altra parte importante per noi è la selezione genetica, che ormai portiamo avanti da una vita. Iniziamo con mio babbo già negli anni 60, entrando in selezione appunto nell'associazione allevatori, che è stata anche da lui cofondata a Grosseto, e questo lavoro si è sempre intensificato sempre di più, prima con l'utilizzo dei migliori riproduttori mondiali nordamericani negli anni, poi abbiamo inserito anche l'utilizzo dell'embryo transfert, quindi abbiamo utilizzato le femmine migliori con i produttori migliori per avere più figlie delle vacche migliori. E da lì sono venuti fuori una serie di risultati importanti sia a livello morfologico che a livello genetico, che ci hanno portato a vendere la nostra genetica in tutto il mondo. Ecco, tu hai parlato di riproduttori, voi avevate iniziato con riproduttori americani, perché siete andati così lontano a prenderli? Perché gli Stati Uniti e il Canada sono stati i primi a fare selezione e quindi erano molto più avanti di noi, e anche oggi sono riconosciuti come i leader mondiali, anche se in tutto il resto del mondo adesso la genetica si sta globalizzando, diciamo. E noi siamo riusciti a fare il contrario, cioè mentre prima compravamo e continuiamo ancora a attingere alla genetica americana, statunitense e canadese, ma anche noi abbiamo esportato noi embrioni negli Stati Uniti, quindi sono nate figlie delle nostre vacche negli Stati Uniti. In più un nostro riproduttore, Gold Sun, che è un figlio della nostra vacca Emily, che ha vinto due volte la nazionale, in più è stata campionessa mondiale nel 2007,
che oltre ad essere anche la mamma di una campionessa europea, quindi la vacca tutto tondo, diciamo, che lei ha trasmesso sia, è stata lei a livelli altissimi morfologici, in più ha trasmesso le sue caratteristiche genetiche alle figlie e ai figli. Questa è una cosa che è molto rara nelle vacche da show, diciamo, tra virgolette. Quindi lei ha avuto anche questo riproduttore, questo maschio, non solo lui, ma questo è quello che ha avuto risultati più eclatanti che si possono toccare già oggi con mano. Quindi è stato usato negli Stati Uniti e nel Canada, e proprio nel mese di ottobre e di novembre, nelle due fiere più importanti al mondo, e comunque sono le nazionali degli Stati Uniti e la nazionale del Canada, negli Stati Uniti a ottobre due figlie di Golzana hanno vinto due categorie su 16 categorie totali. E alla Royal addirittura una figlia di Golzana è diventata campionessa assoluta delle manze di tutta la fiera, quindi di tutto il Canada e Stati Uniti, perché lì partecipano tutti. Quindi questo è un risultato enorme, che ci dà un'enorme visibilità a livello mondiale, che mai un toro europeo aveva avuto dei risultati così importanti. Quindi grande visibilità, però anche in termini economici c'è un ritorno. In termini economici c'è un ritorno soprattutto nella vendita degli embrioni, perché poi queste famiglie di vacche, questa famiglia in modo particolare adesso già da anni, ma adesso ancora di più, riscuote interesse da tutto il mondo. Proprio in questi giorni ho avuto richieste di embrioni ancora dall'Australia, quindi avendo qui le sorelle del toro, ancora la mamma e soprattutto le sorelle piene, stessa mamma e stesso babbo, ci sono molte richieste su quegli animali lì e su embrioni di questi soggetti. In più, sulla vendita del seme del toro, noi abbiamo una percentuale, una royalty, quindi ci sono anche lì delle entrate che servono sicuramente di aiuto alla gestione aziendale. Non è che sono la risoluzione dei problemi, la cosa essenziale è sempre comunque il latte, cioè bisogna sempre comunque che la stalla giri bene dal punto di vista produttivo e che ci sia sempre una produzione di latte costante, perché quello è quello che fa andare avanti il motore dell'azienda. Poi dopo la genetica è un più che comunque noi è un più che aiuta, ma noi comunque cerchiamo sempre di reinvestire anche in nuove famiglie, quindi continuiamo a comprare anche noi embrioni, cioè non è che ci fossilizziamo e lavoriamo solo sulle nostre famiglie pensando che il nostro sia sempre il meglio, anche se è tra il meglio, però bisogna essere anche obiettivi, ogni tanto mettere delle linee di sangue nuove e inserire delle linee di sangue importanti. Una questione di qualità poi dell'animale. Certo, una qualità totale, perché poi una qualità degli animali che questi indici genetici ci aiutano poi a avere una produzione migliore, di qualità migliore, soggetti migliori che durano di più, che non hanno problemi. Cioè la selezione serve per quello, perché poi per l'obiettivo finale è quello di avere vacche sempre con meno problemi, che producano meglio e senza, con meno uso di medicinali, perché sono vacche più longeve, più tutta una serie di cose mirata ad avere animali che producono meglio creando meno problemi. Quindi meno medicinali, meno problemi significa avere anche il latte di alta qualità, latte migliore e anche carne. Ora voi non producete carne da questi animali? No, noi non produciamo carne, ma produciamo latte, quindi la selezione. Nella selezione, quando abbiamo una prova di un toro, sappiamo le figlie tendenzialmente quanto latte faranno, se faranno dei buoni titoli di grasso, di proteine, se avranno le cellule somatiche basse, sapremo morfologicamente come sarà strutturato, cioè quello che trasmette il toro. Poi noi dobbiamo essere bravi, è lì il lavoro di chi fa genetica e fa la selezione, di incrociare il toro giusto sulla vacca giusta, perché non è detto che la miglior vacca al mondo, il miglior toro al mondo, diciamo sulla carta, accoppiandoli venga fuori l'eccezionalità. No, magari il toro meno importante su quella vacca lì trasmette meglio del toro più importante, quindi è lì che è il lavoro poi di selezione di genetica, che sta a noi, a me in modo particolare, nella mia azienda, di scegliere gli accoppiamenti giusti. Che qualità occorrono per fare il selezionatore? Beh, sicuramente serve una conoscenza del soggetto, una conoscenza morfologica prima di tutto del soggetto, cioè bisogna, secondo me è una cosa, io dico sempre che ci sta nel sangue, uno ce l'ha o non ce l'ha, ci nasce, cioè la capacità di vedere, di capire i pregi, i difetti di un animale sono una cosa che si impara, si studia e si continua ad apprendere, ma comunque bisogna avercela un po' dentro. E quindi da lì che poi si riesce anche a capire, se capisci bene l'animale, quali sono i pregi, i difetti, riesci a capire bene il riproduttore qual è. Poi dopo ci vuole una conoscenza
fondamentale e importante delle famiglie, delle vacche e dei tori che si utilizzano, cioè sapere un po' di storia, sapere le linee di sangue che ci sono dietro, quindi uno lo sa solo se le studia, le ha vissute per anni, quindi più si va avanti più migliora, diciamo, la conoscenza e migliora il risultato che puoi avere. Quindi ci vuole anche una grande passione. Grandissima passione, questo è un lavoro che senza passione non si fa, cioè, non c'è un po' di dubbio. Ecco, tu hai ereditato questa azienda da tuo nonno, com'è che si sceglie di rimanere in azienda e non magari di fare come hanno fatto tanti giovani nei decenni scorsi, di lasciare l'azienda, di andarsene, lasciare la campagna alla ricerca di un lavoro migliore, detto migliore? È la passione, ho detto prima, la passione, che questo lavoro, se uno c'è la passione poi va avanti nonostante tutto, nonostante che le cose non vanno, perché le cose in agricoltura, se c'è crisi in generale, l'agricoltura è iniziata molto prima, si fa finta di non vederlo, di non saperlo, ma la realtà è che siamo abituati noi a vivere con questo, in questi momenti di crisi, e quindi la passione è quella che ti fa andare avanti. Se non ci fosse la passione, lo dico proprio senza nessun problema, questa azienda avrebbe già chiuso qualche anno fa e sicuramente vivrei con molta più tranquillità, però credo che nella vita, senza poi avere un obiettivo, avere degli stimoli tutti i giorni, non ci sia neanche soddisfazione, insomma. Attilio, tu prima hai parlato di crisi economica che nell'agricoltura si fa sentire molto prima, e quali sono gli effetti? Gli effetti sono che per esempio noi sulle materie prime che produciamo, noi non sappiamo mai quale sarà il prezzo poi quando andiamo a vendere, per esempio nel caso dei cereali, del grano duro che noi produciamo in azienda, perché comunque ci serve la paglia poi da riutilizzare nella stalla. Ma noi seminiamo il grano duro e non sappiamo quello che sarà il prezzo alla vendita, che può oscillare di 10 euro in più o meno al quintale, ma anche di più degli anni, e quindi quello per noi, diciamo, una delle poche, se non l'unica categoria che non sa, non decide a quanto venderà il prodotto in base a quello che ha speso per produrlo, e quindi spesso succede che sono più i costi di produzione di quello che si andrà a ricavare dal venduto. In più ci si mettono anche le stagioni, che ci creano dei grossi problemi. Per esempio quest'anno ancora non abbiamo seminato il grano e ormai inizia a essere già tardi, speriamo che la stagione si rimetta il prima possibile e ci permetta di farlo, altrimenti dopo ci troveremo che non abbiamo né la produzione, ma soprattutto per un'azienda come la nostra, che mettiamo il grano perché ci serve la paglia, quindi a quel punto mancherà la paglia, ma mancherà per tutti perché nessuno ha seminato, e sarà in quell'anno lì ci troveremo un costo enorme a cui dobbiamo sopperire. Perché sareste altrimenti costretti a prenderlo da fuori? Da fuori, certo, però fuori, come non abbiamo seminato noi, vicino a noi non ha seminato quasi nessuno, diciamo, e quindi ci sarà poca offerta e molta richiesta, il prezzo lieviterà, e quindi sarà come comprare un qualcosa da mangiare alle vacche, non per mettere nella lettiera. In più ci sono di conseguenza tutte le materie prime che noi utilizziamo per alimentare le vacche. Ecco, Attilio, ti interrompo un attimo, tu hai parlato di foraggi, di materiale che viene dato per alimentare le vacche, ma le vostre vacche che cosa mangiano? Mangiano anche miscele chimiche? No, miscele chimiche assolutamente no, le nostre vacche mangiano allora, gran parte del prodotto da noi in azienda, e quindi diciamo la base della razione delle vacche e latte è insilato di mais che produciamo noi, con dei costi enormi comunque in Maremma, perché lo facciamo con l'irrigazione a goccia, e quando lo dico ai miei amici del nord si mettono a ridere, ma quindi i costi di produzione nostri rispetto al nord Italia sono enormemente maggiori. Però lì almeno è una delle cose, e mi riallaccio a quello che dicevo prima, che sappiamo in partenza quanto spendiamo per farlo, e quindi di conseguenza possiamo programmare, anche se ci costa tanto, ma sappiamo quello che ci costa e ci programmiamo. Quindi la base è insilato di mais e pastone di mais che facciamo per l'alimentazione, fieno di erba medica, che anche quello è molto legato all'andamento climatico. Quest'anno per esempio è stata una buona produzione perché ha piovuto molto, anche se poi dopo pioveva fin troppo e non ci dava neanche il tempo di produrlo al meglio. Comunque c'è stata una buona produzione di fieno di erba medica. Usiamo del fieno di graminace misto a leguminose per la rimonta, per tutte le manze. E dopo utilizziamo dell'orzo nostro che produciamo noi in azienda,
e compriamo una parte di mangime di nucleo proteico, tutto OGM free. Quindi se noi siamo anche in agriqualità l'azienda, oltre ad essere in alta qualità, quindi l'agriqualità è un'agricoltura integrata dove si fa un utilizzo di concimi più basso, di erbi più basso, tutto controllato, e quindi anche sulla produzione del latte dobbiamo usare una quantità definita di prodotti in azienda. Però anche su questo, su quella parte per esempio di mangime che compriamo, il prezzo non è mai un prezzo fisso, noi non sappiamo mai quello che spendiamo, perché se le materie prime che compongono quel nucleo proteico aumentano di prezzo, come spesso succede, noi ci troviamo l'aumento. Quindi tutto è un andamento, cioè noi partiamo all'inizio dell'anno che non possiamo fare un programma e diciamo noi spenderemo tot per produrre quel litro di latte. Non lo niente sappiamo. Niente è prevedibile, niente è programmabile più che altro. Ecco, tu prima ti sei lamentato del prezzo del latte, a quanto viene venduto il litro di latte? Allora, il prezzo del latte dobbiamo fare una precisazione, diciamo, noi se io parlo con i miei colleghi per esempio del nord, ci ritengono privilegiati perché noi personalmente che conferiamo al Latte Maremma, che è la nostra cooperativa dove siamo 42 soci della Maremma, prendiamo un prezzo di 0,43 centesimi al litro il prezzo base, il latte normale, poi c'è l'alta qualità e l'agriqualità che hanno un premio, e poi in base alla qualità del latte, grasso, proteine, cellule somatiche e carica batterica, c'è un premio o una penale sul latte. Quindi questo è il prezzo base che prendiamo noi. Diciamo che ci sono dei prezzi nel nord Italia e anche vicino a noi che sono un po' più bassi di questo prezzo, ma noi abbiamo comunque dei costi di produzione nettamente più alti, quindi un prezzo se al nord prendono, oggi qualcuno prende 38 centesimi al litro, per me è ancora molto di più dei nostri 43 centesimi, perché loro comunque seminano il mais, si dimenticano di averlo disseminato, lo vanno a raccogliere, non c'hanno da irrigarlo, non devono fargli niente e fanno anche delle produzioni magari migliori delle nostre. Quindi diciamo che il prezzo del latte oggi per la sopravvivenza, pur non potendo fare noi un programma, non sapendo, proprio per la sopravvivenza normale di un'azienda dovrebbe costare almeno 50 centesimi. Attilio Tocchi ci ha introdotto una questione molto importante, quella del prezzo del latte, prezzo di cui parleremo subito dopo la pubblicità insieme al presidente di Confagricoltura Grosseto, Vivarelli. Vivarelli, hai sentito che cosa ha detto Attilio Tocchi? Prezzo del latte troppo basso. Ma certamente il prezzo del latte, anche se rispetto al nord Italia magari potrebbe sembrare opportuno, non lo è assolutamente, perché comunque sia è fermo a tanti anni fa. Tutto aumenta, i costi fissi aumentano, il gasolio, tutte le varie fonti di energia aumentano costantemente, le difficoltà di commercializzazione si accrescono nel tempo e il prezzo rimane fisso, e quindi sicuramente in una zona svantaggiata come la provincia di Grosseto, che viene da anni dove le condizioni meteoclimatiche avverse hanno reso ancora più difficile la vita degli agricoltori e degli allevatori, sicuramente sarebbe auspicabile avere un prezzo attorno ai 50 centesimi per coprire i costi di produzione e per garantire un minimo di reddituità a queste imprese che comunque sia hanno grosse difficoltà di permanenza sul mercato. Perché c'è questa differenza fra nord e centro Italia sul prezzo del latte? A nord Attilio Tocchi ha detto che costa meno, viene pagato meno. Ma questo è il problema che esiste con il nord Italia e esiste anche con il nord Europa, perché noi bisogna considerare che per produrre in agricoltura si deve avere a che fare necessariamente con il tempo, quindi con la piovosità, e la piovosità incide molto pesantemente su quelle che sono le rese agronomico-culturali. Quindi basti pensare che per fare 600 quintali di Gran Turco Verde in Maremma
bisogna fare 12-14 irrigazioni, mentre invece nel nord Italia ne basta una e a volte neanche quella, già dà l'idea di che cosa significa a livello di impatto, di incidenza il costo del gasolio per produrre quella coltura. Quindi necessariamente in una zona svantaggiata si ha l'ovvia necessità di incrementare quello che è la remunerazione appunto della materia prima. Ciò nonostante non è sufficiente, ciò nonostante bisogna continuare a far capire che in queste condizioni è difficile produrre, è difficile mantenere, è difficile commercializzare, e quindi bisogna lottare affinché il prezzo salga ancora. Ecco, quote latte a primavera 2015 spariranno, siete contenti? Ma per essere contenti bisognerebbe avere la palla di vetro e verificare che poi il passaggio quote non quote sia fatto con granus alis, con il criterio del buon padre di famiglia e non in maniera scellerata, in maniera vaga, in maniera abborracciata come molto spesso è avvenuto in passato e rischia di poter avvenire anche in futuro. Sicuramente la contingentazione del latte attraverso le quote ha fatto sì che si potesse stabilizzare il mercato, quindi che non ci fosse il cosiddetto fenomeno della volatilità del mercato, e sicuramente gli allevatori che hanno agito ovviamente secondo i criteri del buon padre di famiglia hanno acquistato le quote, hanno esborsato quindi grossi capitali per poter rimanere sul mercato. Che come va a finire questo capitale che è stato incamerato dai singoli produttori? Dove andrà a finire? E poi sicuramente l'Italia sarà in grado di reggere in un mercato globalizzato internazionale, quando già diversi anni fa, dove l'internazionalizzazione e la globalizzazione era molto meno evidente, si riteneva opportuno e necessario adottare la contingentazione delle quote? Secondo me no. Ora abbiamo il Trade and Transatlantic Investment Partnership con gli Stati Uniti d'America, abbiamo gli accordi con il Marocco, abbiamo un'apertura dei mercati verso l'Oriente, verso la Cina e quant'altro, e sicuramente se non troviamo dei meccanismi di regolamento soprattutto dei prodotti in entrata, l'abolizione delle quote latte, se non fatta con intelligenza, potrebbe essere devastante per il settore. Saremo qui comunque a vigilare. Quindi il rischio è che l'Europa venga inondata da grosse quantità di latte, non sempre di buona qualità. Sì, certamente, noi abbiamo molto spesso una connotazione ideologico-filosofica per quanto riguarda e attiene la considerazione della società nei confronti degli agricoltori, ma gli agricoltori sono degli imprenditori come tutti gli altri, anzi forse più degli altri, perché oltre a fare di per sé fanno anche per la società, mantengono presidi territoriali nelle zone marginali e con la propria attività quindi garantiscono anche un paesaggio meraviglioso per il turismo e per tutti quelli che gravitano attorno ai nostri territori. Sicuramente però noi ci troviamo a confrontarsi con delle leggi di mercato completamente diverse, con dei costi di produzione relativi anche alla manodopera e non soltanto, che sono completamente diversi, con estensioni, con numerosità di capi presenti in allevamento gigantesche rispetto a noi. Quindi proprio il rischio è quello di essere inondati in una logica di liberismo sfrenato, senza regole, senza contenimenti, da latti che provengono da paesi in cui produrre un litro di latte costa molto meno che in Italia. Questa è una realtà con la quale bisogna veramente fare i conti, bisogna abbandonare un attimo filosofie e ideologismi e rendersi conto che la ragione di impresa è quella che deve prevalere, e quindi bisogna anche considerare tutti quei meccanismi protettivi che possono andare dalla contribuzione accoppiata incentivata anche a delle azioni sui dazi o sulle regolamentazioni delle merci in entrata, che sicuramente hanno lo scopo di tutelare i nostri produttori. Someone like you, how unlikely to get to be true. Prima te hai introdotto il trattato di scambio economico con l'America, questo non piace a voi agricoltori? Ma non è che non piace, perché comunque sia il mercato deve ampliarsi e noi bisogna avere la capacità di internazionalizzare e di sviluppare il fatturato, che per ora è molto scarso rispetto al fatturato complessivo di export nel Nord America, in altri paesi, nel Canada e quant'altro. Però sicuramente bisogna rendersi conto che noi ad esempio sugli OGM abbiamo dei grossi vincoli, delle grosse restrizioni, e entreremo ad avere a che fare con un mercato che invece utilizza OGM transgenico già da oltre 30 anni, senza peraltro aver mai manifestato alcuna ripercussione sul produttore finale e sul consumatore. E quindi oltre all'estensività, la numerosità degli allevamenti, ci sono anche tecniche colturali che sono diverse, che sono molto più per la massificazione più che la nicchia, e noi essendo un bene di nicchia, essendo un'agricoltura di nicchia, bisogna sicuramente o si trovano dei meccanismi di protezione e di tutela, oppure ovviamente non rischiamo, ma ovviamente saremo invasi e fagocitati appunto da mercati più grandi.
Attilio Tocchi, tu prima hai parlato dei tuoi animali, animali che vincono premi. La prima chi fu? La capostipite? Quella che ci ha dato sicuramente risultati più eclatanti è Emily, che nel 2007 è stata campionessa nazionale a Cremona e si è ripetuta nel 2009. Nel 2007 è anche diventata campionessa mondiale nel concorso fotografico che fa Host International, che è la rivista più letta nel settore nel mondo, pensate, tradotta in 7 lingue, e quindi tutti gli allevatori di tutto il mondo votano e lei ha vinto questo concorso battendo le vacche del Canada e degli Stati Uniti, quindi che solitamente sono loro che per il 95% dei casi vincono questa manifestazione. Quindi diciamo i risultati più importanti sono questo, è il più importante con lei, ma già prima alla Nazionale di Cremona avevamo vinto delle categorie con dei soggetti che provenivano da una famiglia di vacche nostra che è iniziata da qui dal 60, diciamo, si è sviluppata. Emily ci ha fatto toccare, diciamo, il tetto del mondo, e in più delle sue figlie, una sua figlia ha vinto 2 anni fa la categoria del confronto europeo in Svizzera, altre figlie importanti stanno venendo ora, altri nipoti, e quindi che ci aspetteranno, credo, spero, risultati importanti nel prossimo futuro. Una buona linea genetica, perché sì. Qui vicino abbiamo una mucca che ha vinto recentemente. Sì, questa ha vinto recentemente e lei viene dalla famiglia che dicevo prima, dalla quale abbiamo iniziato a vincere anche prima di Emily, e quindi questa è un'ulteriore conferma del lavoro fatto negli anni, che se un lavoro è fatto bene nella selezione, la genetica si ripresenta andando avanti nelle generazioni, si ripresenta, ci può essere anche una generazione, diciamo, tra virgolette di buco, ma poi dopo si ripresentano soggetti importanti. Questa qui ha vinto la prima categoria delle vacche in latte quest'anno a Cremona e è stata una facile vincitrice, riconosciuta da tutti, molto ambita, ci sarebbero stati anche degli acquirenti, abbiamo deciso di non venderla, ma è un soggetto che ci riporta dopo Emily, ci riporta ancora molto interesse sull'allevamento in generale. Vivarelli, grandi soddisfazioni per Attilio Tocchi, ma chi l'aiuta? Ma guardi, io come presidente, averlo come vicepresidente per me è un grande onore, è un gran piacere, lavoriamo insieme, e avere queste manifestazioni di impresa che riescono a penetrare i mercati mondiali, a farsi conoscere in Canada, a Toronto, in Europa, dappertutto, sicuramente mi riempie di orgoglio e di vanto. Mi stupisco come mai non si riesca a dare più, come dire, più risonanza a questo evento, cioè abbiamo delle campionesse del mondo, abbiamo dei tori che vengono venduti in tutto il mondo, però si parla di calcio, si parla di tutt'altre cose e menzione a livello nazionale di queste nostre grandi peculiarità e tipicità non viene fatta. Sicuramente anche a livello promozionale gli sforzi vengono fatti dall'impresa, perché si tende ad aiutare, a sostenere tutto tranne che appunto delle realtà come quella del Tocchi, e quindi sicuramente si aiuta da solo, come dice Dio, aiutati che Dio ti aiuta, e lui è proprio l'esempio preciso di questa definizione. Cioè lui non gode di contributi per poter partecipare a questi concorsi, portare in giro questa linea genetica? Che mi risulti molto scarsi questi contributi, e sicuramente questo è anche un errore a livello territoriale, perché se noi non capiamo che come Maremma abbiamo queste peculiarità, queste tipicità, queste grandezze riconosciute in tutto il mondo, e le promuoviamo e le sosteniamo nelle loro attività di promozione, sicuramente perdiamo un attu, perdiamo una caratteristica che invece potrebbe elevare la nostra Maremma e farla conoscere meglio in tutto il mondo. Attilio Tocchi, a livello centrale e anche regionale sembrano non capire l'importanza e soprattutto anche i risvolti che può portare un'attività come la vostra.
Certo, perché noi quando noi andiamo fuori le manifestazioni ci vedono, ci conoscono, ma poi quello che viene dopo è l'importante, perché facendoci vedere, facendoci conoscere in tutto il mondo, dopo gli allevatori di tutto il mondo, se possono, appena possono, vengono a visitarci. E quindi noi abbiamo avuto pullman interi di persone che vengono dall'estero, che soggiornano qui, quindi dormono qui, mangiano qui nei nostri posti locali, cerchiamo di farli stare sempre al meglio e di trattarli bene, quindi conoscono il territorio, conoscono i nostri posti e nella maggior parte dei casi ci chiedono sempre di tornare, se possono tornare magari nel periodo estivo, perché spesso queste visite sono durante il periodo invernale, e quindi tante persone sono tornate, hanno soggiornato qua e quindi portano denaro, soldi, certo. Ecco, quindi secondo te ci vorrebbe più attenzione da parte di anche della regione, che magari si finanziano, si danno contributi per i cavalli ma non per le mucche? Certo, questa è una parte fondamentale, perché credo che noi facciamo con la nostra attività anche turismo e non ci è riconosciuto niente, lo facciamo per noi, ma niente c'è riconosciuto. Io credo che sia importante. La regione potrebbe fare anche tante altre cose per la selezione e per la genetica, per esempio si danno ancora i contributi, faccio un esempio, l'ho visto proprio l'altro giorno, per i riproduttori maschi, che non li utilizza più nessuno, e se uno lo utilizza vuol dire che non vuole andare avanti, perché oggi c'è la fecondazione artificiale, la selezione si fa così, quindi date una mano sulla selezione a tutte le altre aziende, non a me, alle aziende toscane, magari sull'acquisto di embrioni, quindi su incentivare l'utilizzo degli embryo transfer, e quindi di utilizzare la genetica migliore e di progredire con la selezione. Tocchi, qui siamo davanti a numerosi vitelli. Che fine fanno questi animali? Questi animali, tra l'altro questi dietro a noi qui, sono appena nati, tutti vitelli di 2-3 giorni, sono tutti vitelli importanti, nati anche dal trapianto embrionale, quindi sono tutti nipoti di Emily, e comunque noi le nostre femmine le teniamo tutte, diventano tutte, le utilizziamo per la rimonta, e al limite ne vendiamo qualcuno sempre per vita ad altri allevatori che producono latte, ma tendenzialmente le teniamo tutte noi. E i maschi, quelli di particolare pregio, vengono tenuti e poi vanno in fecondazione artificiale. Oggi è tutto più veloce e più semplice di prima, diciamo, perché vanno al centro genetico solo quelli che hanno già fatto un test genomico, quindi viene tolto del pelo, sui bulbi del pelo si fa una mappa genomica e si saprà già quello che lui trasmetterà, mentre prima dovevamo aspettare che i maschi facessero delle prove di progenie, quindi nascessero le figlie, vedere le figlie come producevano. Adesso dalla mappa genomica sappiamo già qual è il migliore dei maschi. Gli altri vengono venduti quando è possibile, perché la Blue Tongue per esempio ora non ce lo permette, e questo è un altro bel problema, perché dobbiamo alimentare questi maschi che poi dopo non hanno mercato, e quindi sono dei costi in più che abbiamo. Ma normalmente i vitelli dopo 10-15 giorni vengono venduti, e vengono venduti a degli ingrassatori che fanno i vitelli a carne bianca. Ecco, l'ultima domanda, Tocchi. I vostri animali hanno vinto molti premi. Una curiosità, ma questi animali li porti in giro? Sì, la fiera più importante che facciamo, che facciamo comunque tutti gli anni l'appuntamento fisso, è la fiera di Cremona, che è la mostra nazionale della Frisona, è quella più importante proprio perché è la nazionale. Poi delle volte facciamo anche l'internazionale che avviene un anno a Montichiari, un anno a Verona, e quindi si chiama il Dairy Show, dove partecipano anche gli stranieri. Per esempio 2 anni fa abbiamo partecipato in Svizzera a Friburgo al confronto europeo, dove erano presenti 15 soggetti italiani, ogni nazione, quindi un'associazione nazionale decide se portare 10 o 15 soggetti al massimo, li scelgono loro, diciamo come una nazionale di calcio, dove non è che decidi che te vai, ma è l'allenatore che decide quali andranno. Diciamo l'associazione su questi 15 soggetti ne ha scelti 2 dei nostri, e una delle nostre ha vinto. Oltreoceano gli animali non vengono portati? No, oltreoceano è impossibile, proprio per problemi sanitari anche, ma comunque anche di costi che sarebbero elevati.
però c'è questo concorso mondiale che fa questa rivista Austin International, dove tutti gli allevatori di tutto il mondo votano liberamente, quindi è diciamo, un concorso fotografico perché vengono valutate le foto, ma comunque diciamo, tanti allevatori girano, quelli più interessati nel settore girano per il mondo e vedono le fiere, quindi più o meno le vacche le hanno viste, però sicuramente è un concorso fotografico. Vivarelli, abbiamo sentito da Tocchi che i problemi degli allevatori oggi sono tanti, forse anche troppi. Che cosa prevede la PAC? Vi aiuta? Ma la PAC ha avuto sicuramente una forte restrizione di quelli che sono i plafond destinabili al paese Italia. Ha avuto anche un'inversione di tendenza nella modalità di destinarli. Si parla di agricoltore attivo, si parla di contratti di filiera, di progetti integrati di filiera. E io credo che appunto su questo si debba puntare, non più sul vecchio aiuto a pioggia che sicuramente è anacronistico e non ha più ragione d'essere. Quindi la necessità, in virtù e in visione di quelle che sono le nuove impostazioni della PAC, per le imprese è quella di trovare meccanismi aggregativi, meccanismi di rete di impresa in grado di mettere non soltanto allevatori a contatto con i trasformatori e con la grande, piccola e media distribuzione, ma creare sinergie anche con altri comparti, magari non agricoli, per riuscire a fare massa critica e fronte comune per poter meglio affrontare il mercato. Sicuramente la battaglia che è stata condotta anche sugli aiuti accoppiati a livello di Regione Toscana ha comportato che non si perdesse un plafond che inizialmente sembrava appunto scomparire, quindi c'è stata una piccola parziale vittoria, soprattutto nel settore ovino. Sicuramente non è bastante perché, come dicevo prima, bisogna essere consapevoli del fatto che ci confrontiamo con dei mercati dove i costi di produzione sono estremamente ridotti rispetto al nostro. Ti interrompo per chiederti un'altra cosa, quindi la PAC insomma, potrebbe fare di più, ma per quanto riguarda la legge di stabilità? Sono molto spesso è la politica, no, che determina anche l'attività di impresa e la riuscita di un'impresa. Sulla legge di stabilità abbiamo delle notizie positive, il ministro Martina ha destinato circa 110 milioni di euro in un triennio proprio agli allevatori, istituendo un particolare fondo sul latte di qualità. Ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che proprio in questa azienda la qualità già la perseguiamo a livello incredibile internazionale da diversi anni, ma a livello di massa bisogna sicuramente migliorare i criteri qualitativi e già dal 2015 saranno a disposizione 10 milioni di euro, poi 50 e 50 appunto per chi adotterà delle politiche di allevamento ovviamente che basate sulla longevizzazione dell'animale, sulla riduzione dei farmaci e degli antibiotici utilizzati in azienda e sulle ottimizzazioni di tutte quelle che sono le pratiche agronomico-culturali appunto per la riduzione di tutto quello che è chimico, di tutto quello che appunto è antinaturalistico, e quindi questo è già un segnale positivo. Abbiamo poi altri 45 milioni sempre in un triennio destinati a chi assumerà a tempo indeterminato sotto forma di sgravi contributivi, abbiamo 12 milioni per il fondo indigenti, e quindi il ministro Martina ha dimostrato soprattutto per il settore zootecnico bovino di avere una particolare sensibilità. Sicuramente il governo non ha avuto altrettanta sensibilità quando si è trattato di tassare in maniera retroattiva gli agricoltori e i terreni rurali sull'IMU. Stiamo combattendo come Confagricoltura una grossa battaglia, siamo riusciti a prorogare al 26 di gennaio il pagamento di questa tassa iniqua, sicuramente sarà una delle principali battaglie che all'anno nuovo dovremo affrontare. Dunque, aspetti positivi, ma aspetti anche negativi, come quello dell'IMU. Ringraziamo Attilio Tocchi per averci ospitato all'interno della sua azienda e averci parlato dei suoi animali, del suo allevamento, e ringraziamo anche il presidente di Confagricoltura Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna. Noi ci vediamo la prossima settimana con Zona Attiva. Ciao a tutti.